Santità, sono Fabio De Giorgio, medico nella direzione di sanità e igiene. Ringrazio il Signore per l'opportunità che mi è data di rivolgermi a Lei, a nome di tutti i dipendenti, collaboratori e collaboratrici dello Stato della Città del Vaticano. Le vorrei anzitutto esprimere il nostro sentito ringraziamento per il privilegio e l'onore che anche quest'anno ci ha concesso con questa udienza, nella quale possiamo ascoltare la Sua parola, ricca sempre di profondi e saggi insegnamenti. Grazie, Santità, per questo incontro. Mentre ci disponiamo ad ascoltarla, mi permetta di condividere alcune personali riflessioni scaturite durante il periodo del necessario isolamento che ho vissuto avendo contratto il Covid-19. Sebbene sia stato faticoso da vivere, ho sperimentato però che per me, e penso per molte altre persone, questo tempo ha rappresentato un'inedita opportunità, seppure una triste solitudine, di meditare con calma, pregando e riflettendo molto. È stata pure un'inattesa occasione per riscoprire l'altro e per saper apprezzare il valore della condivisione dei sentimenti, come pure l'importanza e il senso del vivere comunitario. Abituati spesso a esistenze frettolose, distratti da stimoli superficiali, dalla pandemia siamo messi di fronte, in modo inusuale, alla nostra personale intimità psichica e al vissuto più profondo delle nostre relazioni interpersonali e sociali. Il silenzio e la solitudine possono allora diventare uno spazio vuoto in cui possono insinuarsi l'insicurezza e la paura. Paura della malattia, paura della morte, ansia, preoccupazione per i propri cari. Ma perché avere paura? Su questo ho potuto soffermarmi a pensare molto e ho trovato nella preghiera un incoraggiamento ad affidarmi con fede al Signore e ciò mi ha sorretto sempre, liberandomi dalla paura e dandomi la speranza di superare l'insidioso e pericoloso morbo che continua purtroppo a mietere innumerevoli vittime. Frequente e spontaneo mi sorgeva dall'intimo un sommesso e sincero ringraziamento a Dio e poi ai miei colleghi e a tutto il personale sanitario che, disinteressatamente e con profonda abnegazione, svolgono la loro attività per aiutare e curare gli ammalati, anche a prezzo della loro vita. L'umanità ha affrontato anche nel passato malattie terribili che hanno decimato intere popolazioni. Eppure, nell'attuale situazione, sembra come se sia la prima volta. Ci sentiamo tutti coinvolti, in ogni nazione, nel comune sforzo di superare momenti così difficili, facendo ricorso al progresso scientifico, ma anche all'innata volontà di sopravvivenza e di solidarietà fraterna, perché siamo convinti di poter trovare insieme gli strumenti sanitari e sociali per affrontare questi tempi di crisi e di pandemia. Se già alcuni vaccini sono in produzione, pronti per gli individui più esposti al contagio e più fragili fisicamente, sono convinto che, come lei più volte ci ripete, dobbiamo far emergere le risorse umane di solidale fraternità che ci facciano sentire tutti coinvolti e protagonisti responsabili in questa lotta contro il Covid-19 e le sue conseguenze sanitarie, sociali, economiche e anche spirituali. Sappiamo che non sarà un percorso breve, ma se anche dobbiamo affrontare ancora giorni di sofferenza, ci sorregge la certezza che non tarderanno a sorgere tempi migliori. Con questo auspicio, reso più intimo e condiviso dalla preghiera che in questo tempo di avvento tiene desta in noi l'attesa della nascita di Gesù, mi sia consentito di rivolgere a Lei, Santità, e agli amici e colleghi di lavoro qui presenti un sentito ringraziamento per avermi ascoltato, mentre a nome di tutti i presenti e delle nostre famiglie formulo a Vostra Santità i migliori auguri per un sereno, santo Natale e un felice anno nuovo. Grazie Padre Santo, ci benedica. Cari fratelli e sorelle, per me è una gioia incontrarmi con voi, dipendenti vaticani, con vostri familiari, in prossimità delle feste natalizie. Ringrazio il vostro collega medico che ha parlato a nome di tutti voi. Le sue parole ci hanno fatto bene e ci danno speranza.
Sono riconoscente a ognuno di voi per il lavoro che svolgete con passione a servizio della Curia Romana e della Città del Vaticano. La pandemia ha determinato non solo una criticità sanitaria, ma anche non poche difficoltà economiche a tante famiglie e istituzioni. Anche la Santa Sede ne ha risentito, sta facendo ogni sforzo per affrontare nel migliore dei modi questa situazione precaria. Si tratta di ottemperare le legittime esigenze di voi dipendenti e quelle della Santa Sede. Dobbiamo venirci incontro reciprocamente e andare avanti nel vostro lavoro comune, ma sempre i nostri collaboratori, voi che lavorate nella Santa Sede, siete la cosa più importante. Nessuno va lasciato fuori, nessuno deve lasciare il lavoro. E i superiori del governatorato e anche della Segreteria di Stato, tutti, stanno cercando i modi di non diminuire le vostre entrate, di non diminuire niente in questo momento tanto brutto, il frutto del vostro lavoro. Si cercano tanti modi, ma i principi sono gli stessi che con lasciare il lavoro. Nessuno va cacciato via, nessuno deve soffrire nessuno deve soffrire l'effetto brutto economico di questa pandemia, ma tutti insieme dobbiamo lavorare di più per aiutarci a risolvere questo problema, che non è facile, perché voi sapete, qui sia nel governatorato sia nella Segreteria di Stato non c'è mandrache, non c'è la bacchetta magica. Dobbiamo cercare le vie per risolvere questo, e con buona volontà tutti insieme lo risolveremo. Aiutatemi a questo e io aiuto voi, e tutti insieme andare avanti come una stessa famiglia. Grazie. Il Natale è una festa di gioia, perché è nato per noi Gesù, e noi tutti siamo chiamati ad andare verso di Lui. L'esempio ce lo danno i pastori. Dobbiamo andare anche noi a Gesù, scuoterci dal nostro torpore, dalla noia, dall'apatia, dal disinteresse e dalla paura, specialmente in questo tempo di emergenza sanitaria, nel quale si fa fatica a ritrovare l'entusiasmo della vita e della fede. È stancante, è un tempo che stanca. Imitando i pastori siamo chiamati ad assumere tre atteggiamenti, tre verbi: riscoprire, contemplare e annunciare. Ognuno di noi veda nella sua vita come può riscoprire, come può contemplare e come può annunciare. È importante riscoprire la nascita del Figlio di Dio come il più grande avvenimento della storia. È l'avvenimento predetto dai profeti secoli prima che accadesse. È l'avvenimento di cui ancora oggi si parla. Qual è il personaggio storico di cui si parla come si parla di Gesù? Sono passati 20 secoli e Gesù è più vivo che mai. È anche più perseguitato tante volte. Anche più sporcato della mancanza di testimonianza di tanti cristiani. Sono passati 20 secoli e quelli che si allontanano da Gesù con il loro comportamento danno un'ulteriore testimonianza a Gesù. Senza di Lui l'uomo precipita nel male, nel peccato, nel vizio, nell'egoismo, nella violenza, nell'odio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Ecco l'avvenimento che dobbiamo riscoprire. Secondo atteggiamento è quello della contemplazione. Il primo era riscoprire, il secondo contemplare.
I pastori dicono: vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, cioè meditiamo, contempliamo, preghiamo. E qui l'esempio più bello ci è dato dalla mamma di Gesù, da Maria. Ella conservava nel cuore e meditava. E meditando, che cosa scopriamo? Ce lo dice San Paolo. Quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvati non per le opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova lo Spirito Santo. Scopriamo che Dio manifesta la sua bontà in Gesù bambino, manifesta la sua misericordia per ognuno di noi, e ognuno di noi, ognuno sa, ma tutti noi abbiamo bisogno di misericordia nella vita. Ognuno sa e può dare nome e cognome alle cose che sono nel proprio cuore e che hanno bisogno della misericordia di Dio. In Gesù bambino Dio si mostra amabile, pieno di bontà, di mansuetudine. Chi non si sente mosso da tenerezza fronte a un piccolo bambino? Veramente un Dio così possiamo amarlo con tutto il cuore. Dio manifesta la sua bontà per salvarci. E che cosa significa essere salvati? Significa entrare nella vita stessa di Dio, divenire figli adottivi di Dio mediante il battesimo. Questo è il grande significato del Natale. Dio si fa uomo perché noi possiamo diventare figli di Dio. La seconda persona della Trinità si è fatto uomo per diventare il fratello maggiore, il primogenito di una moltitudine di fratelli. E Dio ci salva mediante il battesimo che ci fa entrare come tutti i fratelli. Contemplare questo mistero, contemplare il bambino. E per questo la catechesi che ci dà il presepio è tanto bella, perché ci fa vedere il bambino lì, tenero, tenero, che ci annuncia la misericordia di Dio, contemplare i presepi. E quando l'altro giorno ho benedetto i bambinelli, è contemplare. È una figura, ma una figura che ci fa pensare a questa grande misericordia di Dio che si è fatto bambino. E di fronte a questa realtà, il terzo atteggiamento, annunziare. Annunziare. E questo è l'atteggiamento che ci aiuta ad andare avanti. I tre atteggiamenti che ci aiutano in questo momento e andare avanti con questo. Come dobbiamo fare? Guardiamo ancora una volta i pastori. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato dentro di loro. Se ne tornarono alla loro vita di tutti i giorni. Anche noi dobbiamo tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Il Natale passa, ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati. E dobbiamo tornare glorificando e lodando Dio per tutto quello che abbiamo udito e visto. Dobbiamo portare il lieto annunzio al mondo. Gesù è il nostro Salvatore. E questo è un dovere. Perché ho speranza? Perché il Signore mi ha salvato. E quando viene il buio all'anima, ricordare il bambino, ricordare quello che noi contempliamo e andare avanti a annunziarlo. Annunziarlo con la parola, con la testimonianza della nostra vita. E tuttavia le difficoltà e le sofferenze non possono oscurare la luce del Natale, che suscita una gioia intima che nessuno può toglierci. Così andiamo avanti con questi tre atteggiamenti: riscoprire, contemplare e annunciare. Cari fratelli e sorelle, vi rinnovo la gratitudine, vi rinnovo l'apprezzamento per il vostro lavoro. Tanti di voi sono un esempio per gli altri. Lavorano per la famiglia, con uno spirito di servizio alla Chiesa e sempre con la gioia che viene dalla consapevolezza che Dio è sempre tra di noi e il Dio con noi. E non dimenticatevi, la gioia è contagiosa. La gioia è contagiosa.
e fa bene all'intera comunità lavorativa. Così, per esempio, come la tristezza che viene dai chiacchiericci è brutta e tira giù, la gioia è contagiosa e fa crescere. Siate gioiosi, siate testimoni di gioia. E da cuore, buon Natale a tutti. Domino vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.